A questo punto devono arrivare delle spiegazioni, dei treni soppressi, bloccati nelle campagne, delle fermate cancellate, dei ritardi che continuano, ancora oggi con la neve che si scioglie e le temperature che rientrano nella norma, bisogna rendere conto. Per questo il presidente della Commissione regionale trasporti, Damiano Zoffoli, ha scritto ai vertici di Trenitalia per invitarli a riferire in regione. L'incontro sul caos treni forse già il prossimo 23 febbraio. Un disastro, lo definisce Zoffoli senza mezzi termini, con 2.000 treni cancellati nei 15 giorni di maltempo. Una situazione di emergenza, certo, ma che Trenitalia non è stata assolutamente capace di gestire e per cui non è mai stata fornita alcuna informazione. I giorni scorsi sulla questione erano già intervenuti duramente in assemblea legislativa il presidente della regione Vasco Errani e l'assessore ai trasporti Alfredo Peri. Avevano denunciato i forti limiti del materiale rotabile obsoleto e annunciato l'intenzione di multare Trenitalia per l'accaduto. Una decisione del resto non nuova. Negli scorsi anni la regione ha già multato le ferrovie per 12 milioni di euro, ma evidentemente, fa notare Zoffoli, multe e sanzioni non bastano più. È necessario invece che con la nuova gara la regione costringa l'affidatario ad investire sull'acquisto di nuovo materiale rotabile. Nel frattempo c'è chi pensa a come risarcire gli oltre 100.000 pendolari danneggiati da ritardi di servizi. Per risarcire gli utenti, in buona parte lavoratori pendolari o studenti, propone la CISL regionale, si usi il ricavato della corretta decisione della regione di sanzionare le ferrovie.